Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Marco Frisina. La grazia, una parola chiave per il Vangelo, soprattutto per San Paolo, che è stato uno dei fruitori più grandi della grazia di Dio. Lui, che era persecutore, scopre che Dio lo ama al punto da sceglierlo per i suoi fini più alti, per annunciare ai pagani la salvezza, per portare il Vangelo fino ai confini della terra. Ecco, la grazia trasforma. Ma la parola grazia significa semplicemente che Dio si compiace di noi. Ma come può Dio compiacersi di un peccatore, tanto da donargli la grazia? Quella frase di Giovanni, che Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio, fa capire la grazia. Fa capire che cosa significa che Dio gratuitamente, come noi diciamo, gratis, no? Che deriva dal latino e vuol dire proprio per grazia, gratuitamente, ci salva. Ma è l'amore che fa questo. Quando un genitore vede un bambino malato, uno dei suoi figli malato, non è che si mette a calcolare qualcosa, agisce immediatamente, sta con il proprio bambino, vorrebbe dare la sua stessa vita per poterlo salvare quando è gravemente ammalato e sente di dover ridare gratuitamente tutto questo. Non c'è mai un commercio nell'amore. Se un fidanzato dicesse alla fidanzata «io ti amo per interesse», questa ragazza sicuramente lo lascerebbe, viceversa, perché l'amore è gratis. L'amore pretende una benevolenza gratuita. Ecco, questo è fa Dio con noi. Dio ci ama e ci dona gratuitamente se stesso. Non vuole niente in cambio. E la grazia è anche gioia. La grazia è anche festa. È bello che quando l'angelo arriva da Maria nell'Annunciazione, gli dice una parola fondamentale, importantissima per noi. Una parola greca che in un solo termine indica tante cose. Gli dice: ti saluto, diciamo in italiano, piena di grazia. In realtà c'è scritto rallegrati, o piena di grazia, che caritomene, una parola difficile da dire, ma che significa semplicemente tu a cui Dio ha fatto grazia, che ti ha riempito di grazia. Ed è bellissimo perché in Maria Dio fa quello che vorrebbe fare con tutti noi. E Maria accetta questo. Maria si lascia fare. Non solo è stata riempita di grazia prima, ma accetta di essere con Dio complice di questa salvezza, facendosi strumento di grazia. I santi sono degli strumenti di grazia a cui Dio fa grazia perché li perdona e li ama, ma che si fanno anche strumento di grazia, portando questo stesso amore a tutti gli uomini. Un amore che è fatto di perdono, perché sono i primi perdonati i santi. E sono anche quelli che sono i testimoni di questa grazia e dicono: io sono stato salvato per amore, puramente per amore. In paradiso ci sono tutti i perdonati, gli amati. In paradiso non è che ci sono i perfetti come pensavano i farisei, cioè quelli che hanno fatto tutto a posto. No, quelli che anche se sono stati peccatori, sono stati perdonati per grazia e hanno creduto alla grazia fino in fondo, cambiando la loro vita, trasformandola in dono di grazia. Speriamo tutti noi di vivere quest'anno meraviglioso, riempendoci di grazia, approfittando della grazia che ci viene offerta a larghe mani dalla Chiesa, proprio per poter sentire e godere del perdono gratuito di Dio.